Benvenuti ad Assist 24, Assist al tempo delle semifinali. Domani si comincia al Forum con Milano-Sassari, poi domenica ci si sposta a Bologna per Virtus-Tortona. Però prima di entrare nel vivo di questa competizione che ci porterà fino all'assegnazione dello scudetto, uno sguardo doveroso a tutto quello che è successo, a partire da quanto è successo domenica a Kaunas con la clamorosa vittoria del Real Madrid in finale sull'Olympiacos, i due tiri finali di Rodriguez e di Llull che hanno avuto del miracoloso e che per taluni sono stati la dimostrazione di quanto l'Eurolega avesse poco inciso sulle decisioni maturate dopo la rissa in gara 2 tra Real e Partizan. A mio parere personale, il fallo di Llull all'epoca era un fallo sicuramente antisportivo, ma la reazione che forse ha determinato tutto è stata quella di Panther. La vittoria del Real ha fermato la giostra sulla panchina del Real, che ci riguarda indirettamente perché sembra che Scariolo fosse uno dei candidati, dovrebbe essere confermato l'allenatore che ha vinto la Coppa dei Campioni, e quindi questo è un capitolo che chiudiamo. Nell'NBA cosa succede? L'NBA è andata avanti, Denver vincendo nettamente contro i Lakers, e la notizia è che LeBron James non sa se andare avanti. Un giocatore di 38 anni che ha vinto tanto, per dire quasi tutto, che voleva vincere l'ultima sfida, quella di giocare con suo figlio, replicando quanto è successo qui da noi con Meneghin, invece adesso ha dei dubbi, e sono dei dubbi legittimi, anche se sta aumentando il coro di quanti in tutto il mondo gli chiedono, poi chissà perché, di andare avanti a giocare. Per quanto riguarda il movimento nostro, siamo ormai alle semifinali anche in Lega 2, questo è un dato positivo. Il dato negativo è che si è in pratica sciolto quello che è il comitato direttivo della stessa Lega, che arriva quindi ad assegnare le promozioni senza che ci sia un presidente, senza che ci sia un consiglio direttivo, ma questo in realtà poco conta. Conta soprattutto, visto il momento che stiamo attraversando come paese, che Forlì sia riuscita ad andare in campo e a vincere la sua partita, la sua sfida con Chiusi, dunque potrà difendere il titolo di miglior squadra della stagione. Arriviamo così adesso al campionato di Serie A, che ha distribuito in settimana i dati sul pubblico, dati che dimostrano una certa crescita anche favorita dal fatto che Pesaro ha recuperato molti spettatori, e con un'arena capiente evidentemente la percentuale è destinata a incidere ancora di più sul resto del campionato. Un posto dove si può dire anche per motivi geografici che siamo in un'isola felice è Sassari. Sassari arriva ai play-off come la classica mina vagante, definizione abusata in passato, definizione però calzante per una squadra che ha avuto delle difficoltà nella prima parte della stagione, per la prima volta dopo tanti anni non si è qualificata per le Final Eight di Coppa Italia, e che poi invece ha avuto nel girone di ritorno un passo inesorabile, fino poi a svelare con grande autorità, specialmente nelle partite in trasferta, la debolezza attuale della Reyer. Ed è con noi oggi Piero Bucchi, che di questa Dinamo Sassari è l'allenatore, ma anche l'interprete principale, perché è lui che è stato il garante, ed è a lui che hanno dato la garanzia di continuare con il lavoro durante la stagione, perché avete avuto dei momenti difficili, però adesso siete arrivati dove contavate di essere. Giusto Piero, buongiorno. Buongiorno, sì, abbiamo iniziato la stagione con qualche difficoltà, dovuto al fatto che quando cambi una parte del roster magari qualcuno non si integra, non riesce a trovare il ritmo giusto, e devo dire poi che col tempo abbiamo fatto solo un cambiamento, dato via un giocatore che non ha avuto modo di integrarsi, è andato via Onuaco, è arrivato Deshaun Stevens, da lì abbiamo cambiato proprio l'atmosfera, ma non per colpa della ragazza che è andato via, anche perché la squadra ha realizzato le cose che erano importanti per poter riprendere un cammino che fosse positivo. Abbiamo iniziato a lavorare molto bene, la squadra ha preso coscienza, ha preso ha preso con determinazione e con volontà le cose che venivano proposte. In palestra si lavorava veramente in maniera intensa, e pian piano la squadra ha acquisito una mentalità, ha acquisito modo di giocare proprio che gli ha permesso di arrivare in maniera, devo dire, in buona condizione a questi playoff, con un percorso fatto nella stagione regolare da novembre in avanti molto positivo. E per cui devo fare i miei complimenti ai ragazzi, perché sono stati veramente bravi, sono stati molto attenti, molto volenterosi, generosi nel sacrificio. E adesso siamo in semifinale come l'anno scorso, che non è scontato, perché il nostro budget non è da primissime quattro, ci sono squadre che hanno budget superiori come Venezia
come altre squadre che adesso non voglio nominare, ma sappiamo che non siamo tra i più ricchi del campionato. Questo lo voglio dire non tanto per esaltare le nostre qualità, ma per dare invece merito ai miei giocatori. Sono stati veramente bravi, con sacrificio hanno saputo veramente interpretare molto bene la stagione. Siamo, come tu dicevi, dove volevamo stare, ma non di diritto, permettimi di dire, ma con merito per quello che i ragazzi hanno fatto sul campo. Allora, adesso però qui il vostro arrivo alle semifinali, adesso ti chiedo di parlare un attimo di un altro argomento che è la semifinale nell'altra parte del tabellone, quella tra Virtus e Tortona, smentendo una cosa che tu hai detto, perché visto il momento che stiamo attraversando, tu dici noi non siamo ricchi, però tu puoi permetterti di andare a spezzare le giornate tra allenamenti e preparazione delle partite andando al mare e non tutti hanno questa ricchezza, però al di là degli scherzi. Dall'altra parte del tabellone che cosa succede? Anche Virtus Tortona è una sfida annunciata perché si ripete quella delle ultime stagioni. La Virtus ha avuto qualche distrazione negli ultimi tempi per il giro delle panchine di Scariolo, ha avuto dei problemi con gli infortuni, però è stata capace anche di ricompattare la squadra, evidentemente anche perché gli infortunati sono tornati, forse nel momento giusto. Io penso che Milano e Bologna abbiano ovviamente un roster, così come lo era Venezia, mi permetto di dire, i roster più lunghi del campionato. E quindi hanno alternative, hanno veramente tanto potenziale da mettere in campo e sono unanimemente riconosciute come le favorite della finale. Questo penso che sia abbastanza scontato. Però sai, il bello dello sport è che nessuno si vuole dare per vinto, ovviamente. Noi dello sport abbiamo dentro il fuoco che ci accompagna in ogni minuto, dove proviamo a fare qualcosa che sia ovviamente di spettacolare e di imprevedibile. Ho visto Tortona contro Trento, mi è sembrata molto in condizione, gioca con una grande intensità. Penso che Bologna sia la favorita, ma non penso che sarà una passeggiata, perché Tortona l'ho vista veramente molto, molto bene, quindi credo che possa essere veramente una serie dove, se devo essere sincero, metto Bologna, però credo che Tortona possa fare comunque una buona serie. Veniamo alla tua di serie. Abbiamo visto in gara 4 un giocatore in campo, anzi una giocatrice in campo al vostro fianco, entusiasta, impegnata a fare mille selfie, che è Geppi Cucciari. Geppi Cucciari è la ciliegina sulla torta rappresentata dall'interesse che Sassari ha per la squadra, che è un interesse non solo legato ai risultati, è una vicinanza che immagino sia quotidiana. È una vicinanza che è favorevole o delle volte rischia di essere soffocante? No, no, qua ti devo dire, i tifosi sono molto affettuosi, sono molto vicini alla squadra. Effettivamente qua senti proprio che la squadra è la squadra dell'isola. Ci sono veramente tanti tifosi che vengono da Cagliari, da Nuoro, che vengono da tutte le parti dell'isola, perché il presidente negli anni, Sardar, è stato veramente molto bravo a far sì che questa fosse veramente non la squadra di Sassari, ma la squadra dell'isola. E quindi è riuscito con tanto lavoro di marketing, ma anche appunto di comunicazione, a fare un lavoro eccezionale da questo punto di vista, e quindi è veramente riconosciuta come un qualcosa che appartiene alla Sardegna, non solo alla città. E quindi questo affetto che c'è in città, appena metti il naso fuori da Sassari, lo ritrovi dovunque. E quindi per questo è molto bello. Geppi Cucciari fa parte così di questo mondo che si è creato attorno alla società, che è stato veramente costruito negli anni. Un interesse che è stato coltivato, che è stato apprezzato da tanti tifosi nell'isola e, ripeto, in questo momento veramente la squadra della Sardegna. Allora, mescoliamo i temi, la squadra della Sardegna e le vicende anche di Piero Bucchi, perché è evidente che Milano-Sassari in semifinale vuol dire anche Bucchi contro Messina, e ormai il tema quello si perde negli anni, Bucchi contro un suo recente passato che tanto lontano non è. Che Ti cosa vuol chiedo dire? scusa, che stanno facendo dei lavori sotto, forse senti smartellare, non sono io. Ma ci sono dei lavori sotto e forse Va esatto. bene, va bene, va bene. I lavori in corso sono la definizione adatta per chi è impegnato nei playoff. Dicevo. Lasciamo un attimo adesso la squadra Isola e la squadra Mondo, parliamo della vicenda tua personale, perché una semifinale Milano-Sassari vuol dire anche Bucchi contro Messina, e questo ormai è un ricordo lontano, Bucchi contro Milano dove è stato, e questo è un ricordo non così lontano, c'è anche qualche cosa di personale in questa semifinale. Beh, sì, è vero, sai, con Ettore abbiamo
una conoscenza ormai di tanti anni, veramente tanti anni. Abbiamo i capelli bianchi, qualche chilo in più sicuramente. Come tutti sanno, io, oppure molti sanno, che ho iniziato con lui alla Virtus da ragazzo, e sono stati 8 anni per me molto formativi. È un allenatore eccellente, lo è tuttora, uno dei primissimi in Europa da sempre. Ho avuto la fortuna di avere questi 8 anni in Virtus veramente molto formativi. C'era ancora l'avvocato Porelli, è stata un'esperienza per me veramente molto formativa. Poi da lì ho iniziato a girare per l'Italia, perché appunto ho cominciato a fare questo, ho fatto di questa mia passione un lavoro, quando all'inizio veramente, come spesso succede nello sport, inizia solamente come passione, poi da lì ho iniziato. Ed effettivamente è una sfida ricorrente, è un modo di ritrovarci spesso, ci facciamo due risate, però effettivamente, ripeto, io a Ettore devo molto, perché è stato per me un punto di riferimento in quegli 8 anni veramente importante. Buchi Milano invece che storia è? È stata una storia non facilissima, perché io sono entrato a Milano appena Armani comprò la società, prese tutte le quote della società, e quindi furono i primi anni di noviziato, in cui effettivamente anche loro stavano facendo esperienza, una nuova esperienza. C'era Proli, che era il presidente operativo, una persona degnissima, è stato veramente molto vicino a me, in annate particolari in cui c'era Siena, che riusciva a dettare legge, come tu sai, e con tutte le cose che poi sono dette e sapute di Siena. Abbiamo fatto 2 finali scudetto con loro, proibitive, perché in effetti erano in quel momento imbattibili, per cui con 2 finali da Milano, 2 finali perse appunto con Siena, in anni in cui era complicato, perché effettivamente c'era questo strapotere della squadra toscana ed era veramente impossibile in quel momento batterla. Anni difficili, come dicevo, però ovviamente come sempre formativi. Arriviamo adesso allora finalmente a Milano-Sassari edizione 2023. Che cosa ci puoi dire della tua squadra? Perché la cosa più evidente, e non vuole essere un riferimento in negativo agli altri, è la sempre maggiore autorità di Diop, che sembra addirittura che dal premio di giocatore miglior più maturato dalla stagione scorsa sembra abbia preso una spinta ulteriore. E torno a dire, questo non è una valutazione negativa degli altri, perché vuol dire che è il tessuto squadra che gli permette di esprimersi al meglio. È un ragazzo straordinario, un ragazzo straordinario dal punto di vista umano, è bravissimo, proprio lavoratore, un perfetto compagno di squadra, un ragazzo che, per dirti, ha fatto una bellissima partita in gara 2, mi sembra, a Venezia. E quando venne intervistato, la prima cosa che fece fu esaltare la partita che fece il suo compagno di reparto, Deshaun Stevens, invece che parlare di se stesso, dove aveva fatto una partita stupenda, esaltando quei 5 minuti di Deshaun, dove in effetti fu molto bravo e inciso sulla partita. Questo per dirti le qualità di questo ragazzo dal punto di vista umano. In più è un giocatore che ha preso man mano consapevolezza dei propri mezzi, è riuscito a lavorare con tanta costanza, è riuscito anche a uscire anche da qualche infortunio che lo frenava un po', e questo merita anche del preparatore atletico che l'ha saputo instradare su un percorso che gli desse la possibilità di lavorare con continuità, e ha fatto quest'anno un salto notevolissimo di tecnica e di atletismo, anche perché è riuscito oltre a questo, a giocare buone partite in fila. L'anno scorso, quando sono arrivato io, magari facevo una partita, poi ne facevo un'altra, così così. Invece adesso quello che mi sorprende in positivo è la costanza con la quale riesce a giocare le partite, con la quale riesce a essere sempre un punto di riferimento preciso e fisso per i compagni, e per la solidità che dà al nostro gioco in attacco e in difesa. Ma c'è qualcuno della federazione, o magari lo stesso Pozzecco, che ti ha chiesto un aiuto per convincerlo a scegliere la nazionale italiana, visto che lui ancora potrebbe scegliere, anche se poi ha dichiarato giustamente di voler giocare con la sua di nazionale, con quella del suo paese? No, io non ho parlato con nessuno, nessuno si è fatto avanti, non so se l'ha fatto con la società, ma non mi risulta. Io penso anche che lui vorrebbe giocare con la sua nazionale, però anche un po' impermalosito per il fatto che non ha avuto tante convocazioni fino ad ora della sua nazionale.
E quindi in questo momento credo che ci potrebbe essere una possibilità che lui possa magari accettare di fare parte della nazionale. Ancora quest'anno non lo può fare, perché credo che ancora non abbia documenti sufficienti per poterlo fare, credo, però non c'è questa chiusura da parte sua, secondo me. Anche perché l'Italia è la nazione che l'ha accolto, la nazione che gli ha dato la possibilità di diventare un giocatore, quindi penso che non sia una preclusione totale. Arriviamo adesso ad allargare il discorso. Lo allarghiamo tanto perché i vostri confini sono molto grandi. Avete statunitensi, avete lituani, avete croati, avete italiani non nati in Sardegna che adesso sono più sardi di un sardo, come ad esempio De Vecchi. Quanto è bello, per una volta, invece che chiedere solo quanto è difficile, allenare una squadra di così tante identità diverse? È bellissimo, è una sfida quotidiana, perché poi alla fine nello sport la cosa importante, nello sport di squadra, è mettere insieme le teste, no? E cercare di farli ragionare in maniera univoca, di farli pensare tutti insieme a un unico obiettivo. Quella è la sfida difficile, quando riesci a portare tutti i giocatori a pensare che l'obiettivo comune è il bene primario. Ovviamente, come sempre, la differenza la fa la qualità della persona, perché ci sono persone brave o meno brave americane, così come lituani o italiani, per cui bisogna avere anche la fortuna, l'abilità di riuscire a mettere insieme un gruppo di persone di un certo spessore, e la società in questo è molto lungimirante, il presidente è molto lungimirante, perché appena si accorge che un ragazzo può avere delle qualità di questo tipo, prova a fare contratti lunghi, così come è stato per Ventus, c'è Stefano Gentile, insomma, quindi prova sempre a De Vecchi, ad esempio, che tra poco smetterà di giocare, però quando si accorge che una persona ha queste qualità riesce a farlo suo, nel senso buono della parola, a fargli firmare contratti pluriennali, appunto per creare questa base umana che alla fine è comunque fondamentale per riuscire ad avere successo. Kruslin, da appassionato di scacchi, ha detto: nella nostra squadra il re è De Vecchi e Pucchi è la regina. Ci racconti la tua interpretazione di questa dichiarazione un po' singolare? Guarda, non gliel'ho chiesto io, me l'ha detto il mio assistente che ne ha parlato con lui, così mi ha riferito. Sai, Jack è una persona qua che adesso diventerà dirigente, smette di giocare, è qua credo da 11 anni, 12 anni, 15 anni, non so quanti, ormai è sardo, residenza qua, c'ha casa qua, e quindi è un giocatore che ha saputo negli anni, appunto col suo spessore umano, conquistare la stima e l'affetto di tutti, e ovviamente all'interno dello spogliatoio, all'interno della società, è una persona molto influente, carismatica, ed è un patrimonio, come dicevo prima, che il presidente ha voluto assolutamente fare suo e tenere. La regina nel campo degli scacchi è quella che ha più potere, quello che riesce a più potenza, quello che può fare tutte le mosse, che raggruppa un po' tutte le mosse che gli altri pezzi della scacchiera possono fare. Quindi diciamo così, è quello che ha più potere. Penso che questa sia la similitudine che ha voluto Kruslin abbinare ai due pezzi degli scacchi. Tra l'altro veramente allora, molto bravo, gioca veramente tanto, nelle trasferte lo vedi con la faccia sull'iPad, e non è un film o Facebook o Instagram, ma è veramente la partita che gioca online con qualche avversario che trova in giro per il mondo. Allora, questo è un particolare interessante, perché oltretutto voi le trasferte le dovete fare tutte più lunghe di quelle degli altri, e quindi ci hai portato anche dietro le quinte. Hai detto prima, sfida aperta, però per Virtus Tortona metto 1. È evidente che noi dobbiamo chiudere questa nostra chiacchierata sentendo il tuo pronostico sincero sulla sfida con Milano. E parliamo non solo di risultato, ma anche di tue attese personali, perché è evidente che avendo premesso che Milano è nettamente più forte, tu sei pronto anche ad altre risposte che non siano solo quelle del risultato da parte della tua squadra. Penso che la cosa più importante sia andare in campo, non è una banalità, veramente per provare di dare veramente il 200%. Penso che la sfida dello sport è questa, no? Se non avessimo dentro quel fuoco che dicevo prima, che ti spinge ogni giorno a cercare di fare di più, dovremmo smettere di fare questo lavoro. Io ormai non sono più bambino e alla mia età invece vado in palestra ogni giorno con il fuoco, con la voglia di fare sempre meglio, ed è quello che cerco di trasmettere ai miei giocatori. Ne ho parlato ieri pomeriggio con loro, devo riparlare questa mattina all'allenamento, perché se diamo in campo pensando che abbiamo fatto in questa annata qualcosa di bello che è sufficiente, siamo proprio degli sciocchi. Invece nel momento in cui c'è la possibilità di avere un buon risultato bisogna essere veramente
cattivi sportivamente parlando, per cercare di fare tutto quello che si può per giocarcela al massimo, per giocarcela fino in fondo e provare veramente a fare qualcosa che è antipronostico, perché è chiaro che il pronostico da tutta Italia dice che Milano è la strada favorita, che è vero, però noi siamo qua per questo, cercare di smentire quello che dicono in Italia, perché se no, se io e i miei giocatori non avessimo dentro questo spirito, dovremmo cambiare lavoro. Quante partite giocherete a Sassari in questa sfida? Penso che ne giocheremo almeno due, perché ne vinciamo una a Milano. Allora, in bocca al lupo con tutta la nostra attenzione per questa dichiarazione. Intanto grazie della chiacchierata, per quello che ci hai raccontato, delle tue avventure e del tuo presente a Sassari. In bocca al lupo a Piero Butti per i playoff. A sempre. Grazie mille. 24. Ciao a tutti, grazie.